non hanno bisogno di noi per sapere questo, solo che in tutti i paesi evoluti e civilizzati si spiega che la cosa pubblica è cosa tua, cosa privata, quindi è cosa tua e va, è quindi casa tua, va curata, protetta come casa tua. Rispetto e tutela per lo Stadio San Paolo. Dopo la bella trasformazione dell'impianto di Fuorigrotta in seguito ai lavori per le Universiadi, è questa la richiesta che viene fatta ai cittadini attraverso uno spot girato con artisti sportivi ed altre personalità. Lo Stadio San Paolo come casa tua è il titolo del video girato nei giorni scorsi con il patrocinio del Comune di Napoli per mantenere il decoro di un bene comune ritrovato. Perché il San Paolo resti, come dire, un bene comune, soprattutto San Paolo resti quello che è la casa degli sportivi, la casa dei tifosi del Napoli, e che va preservata, perché lo sforzo che è stato fatto è importante, per cui dobbiamo tenercelo caro, come se fosse appunto casa nostra. Il lavoro che è stato fatto per consegnare molti impianti sportivi alla città, ma in particolare in questo caso lo Stadio San Paolo, è qualcosa che va preservato, va curato, va difeso con un senso di orgoglio e di appartenenza. È casa nostra, è casa di tutti, è casa tua, è questo senso di collettività e di difesa della città che poi appartiene molto anche ai cori dello stadio. Quindi insomma, credo che è un bel messaggio che dà quel senso di potenza anche alla città, e io sono convinto che la stragrande maggioranza dei napoletani comunque raccoglieranno questa esortazione a preservare un lavoro incredibile che in pochi mesi abbiamo fatto e che è stato l'orgoglio dell'Italia, e non solo dell'Italia, perché raccolgo e continuo a raccogliere commenti entusiastici di come Napoli ha organizzato le Universiadi e di come ha realizzato gli impianti sportivi, che sono impianti olimpionici e che noi stiamo lavorando ovviamente per renderli sempre più fruibili alla collettività cittadina.